Buongiorno a tutti, io sono Marco Ferriani e sono docente di composizione 1 presso l'ISIA di Firenze. Mi sono diplomato all'ISIA di Firenze una decina di anni fa e subito dopo ho iniziato a lavorare in ambito di design del prodotto per arredi per la casa e un paio di anni fa il direttore mi ha chiamato per coinvolgermi in questo progetto di insegnamento. La scelta dell'insegnamento è anche funzionale per rimanere sempre aggiornati. Il mondo del design, soprattutto il design del prodotto, vive di tendenze, vive di contatto costante con il pubblico e le nuove generazioni sono le generazioni più attente a questo aspetto. Quindi parlare con gli studenti, confrontarsi con loro, aiuta molto anche a capire quale sarà il punto di vista del mercato, come le persone pensano e ragionano, visto che l'attenzione verso il prodotto sta cambiando molto e è appunto molto interessante la condivisione. In più, poter affrontare progetti non solo dal punto di vista del mercato, ma anche dal punto di vista concettuale, dal punto di vista a volte filosofico, diciamo, apre molto la mente. Quindi il bello dell'insegnamento è questo, insomma. Sicuramente l'attenzione che hanno le nuove generazioni all'ambiente, a quello che è l'impatto di un prodotto sull'ambiente, fa sì che le aziende cambino il modo di produrre un prodotto, di comunicarlo, di imballarlo addirittura. Quindi il bello di lavorare con gli studenti, con ragazzi e ragazze giovani è proprio questo, il capire quali sono i punti di vero interesse all'interno delle nuove generazioni, del mercato e quello che sarà il nuovo disegno del prodotto, il futuro del design anche in Italia. Ci sarà un bello spaccato perché stiamo arrivando a una forte polarizzazione, quindi un'attenzione altissima, quasi maniacale nei confronti di una produzione sostenibile, di una produzione molto attenta, coscienziosa e dall'altra il bisogno di mantenere la catena produttiva avviata, accesa 24 ore su 24, quindi sarà interessante. Non ho la bacchetta magica, non ho la sfera di cristallo, ma vedremo un qualcosa che non è ancora mai successo probabilmente. Il mercato si potrebbe spaccare in due, sarà interessante capire in quale fase e in quale parte del mercato andremo a lavorare. L'apporto e il supporto che possono dare le nuove tecnologie in realtà è un qualcosa di fondamentale in questo momento storico. Non dobbiamo, dal mio punto di vista, avere paura dell'intelligenza artificiale in sé come spauracchio perché è uno strumento. Lo stesso supporto che portò alla macchina da scrivere piuttosto che altre grandi innovazioni tecnologiche. Il design, soprattutto in Italia, non è una questione meramente tecnica o pratica, no? E una macchina a controllo numerico può riprodurre la Venere, ma non può forse progettarla da zero. L'attenzione, la delicatezza, lo spunto creativo dell'essere umano è ancora al centro. E sicuramente usare la matematica, usare le intelligenze artificiali ci può aiutare a lavorare meglio, a progettare meglio, quindi è uno strumento fondamentale al giorno d'oggi. Io ho avuto una grande fortuna, ovvero quella di sapere da subito che volevo fare questo lavoro. Volevo disegnare prodotto, volevo lavorare in ambito proprio di produzione, soprattutto di mobili. Quindi ho iniziato da giovanissimo, addirittura ai primi anni del liceo disegnavo armadi, quindi mi intrigava molto questo aspetto della vita. Alla fine tutti abbiamo mobili in casa, no? E a volte possiamo pensare che siano più o meno oggetti di design, ma tutto quello che ci circonda è progettato da qualcuno con uno scopo ben specifico. E arrivare a vedere cosa c'era dietro il velo, no? Capire come nascono le cose, questa grande curiosità mi ha molto aiutato. Poi, finito il liceo, mi sono iscritto subito all'ISIA di Firenze e qui proprio mi si è aperta la mente completamente, con corsi molto diversi tra loro, anche una preparazione molto orizzontale, molto ampia, passando dalla progettazione industriale fino alla semiotica, quindi una comunicazione grafica, riuscivamo ad analizzare moltissimi aspetti e questo mi ha aiutato ancora di più a capire qual era il settore dentro il quale mi volevo focalizzare e dandomi molti strumenti per poter migliorare il mio lavoro. Il bello del design in sé è che una parola è un contenitore.
il design non ha un significato, il design è anche un modo di progettare, un modo di lavorare, e si può progettare tutto, da una sedia sullo sgabello su cui siedo fino alla macchina, un computer, qualsiasi cosa può essere progettato, anche di immateriale. Il bello dell'ISIA è che aiuta ad arrivare a questo risultato. Quindi anche se io non so esattamente cosa voglio fare da grande, diciamo, cosa sarà il mio futuro, l'ISIA fornisce strumenti per lavorare in moltissimi ambiti e fornisce strumenti per imparare a pensare in maniera critica, molto innovativo dal punto di vista del progetto formativo. Il design italiano rimarrà, secondo me, sempre al centro dal punto di vista dell'importanza della progettazione. Forse cambierà un po' il paradigma. Prima erano aziende italiane che producevano ed esportavano in tutto il mondo. Sempre di più i paesi esteri, soprattutto, guardano al mercato italiano non tanto come il prodotto, ma come alla persona che lo progetta, che lo pensa. Nel mio studio lavoro con aziende in tutto il mondo, lavoriamo con clienti in 4 continenti in questo momento, e sono tutti sempre molto attenti alla ricerca del pensiero italiano, no? Abbiamo una cultura umanistica, un pensiero che ci porta a vedere il mondo in maniera diversa. E quindi, secondo me, il design italiano si saprà difendere sempre anche in futuro. Il bello del design è proprio il non doversi fermare mai, no? Lavoriamo a contatto con le persone, lavoriamo posizionate all'interno di un mercato di riferimento che è in costante evoluzione. Quindi in realtà la ricerca, il poter guardare anche a eventi catastrofici come è stata la pandemia, che è stato uno stress test per tutto il sistema, non solo quello produttivo, ci ha dato nuovi spunti, nuovi punti di vista. E il sapere essere sempre posizionati, il saper capire il problema da risolvere è la chiave del design in sé. La Toscana in sé non è tra le più importanti regioni italiane per prodotto industriale, no? Non abbiamo grandissime aziende, però abbiamo un fortissimo know-how artigianale. Quindi il bello di unire il know-how fiorentino, toscano, artigianale, quindi la grande attenzione ai dettagli, la grande cura sartoriale con cui progettiamo, dalla borsa per il cliente specifico a un abito confezionato di sartoria, trasportare questo concetto in una produzione seriale di massa ci può aiutare a curare tutti i dettagli, essere attenti magari a aspetti che un occhio allenato alle masse potrebbe non notare. Progetti futuri sono molti, devo dire. Sicuramente continuare a lavorare con gli studenti, a lavorare all'ISIA di Firenze, dove c'è una costante ricerca del nuovo, e sicuramente ampliare ancora di più il nostro panorama, quindi cercare sempre clienti in parti lontane del mondo per avere una contaminazione. Oramai il mondo lavora su scala globale, e conoscere culture, conoscere idee, poter esplorare, passare dalla Cina all'India al Sud America ci permette di fare un lavoro migliore. Quindi l'obiettivo è aumentare, crescere sempre di più.